E lui incarna un po' tutte queste figure, il giornalista, il politico, ma anche l'uomo di potere. È Mario Adinolfi, ben trovato. Eccoci, buongiorno, buongiorno a Presidente voi. Del Popolo della Famiglia, Mario, vedi, buongiorno. Uomo di potere, non a casa sua, immagino, perché lì il potere sappiamo a chi va a pannaggio, no Mario? Delle donne, comandano le donne a casa è questo. Mia. Tu, anche che sono solo donne. Sì, tu poi ne continui a sfornare in termini un po' così. Allora Bruzzi, Mario, ma è così. Ti abbiamo chiamato perché è arrivata questa notizia dalla Cina che si torna anche a discutere un po' di medicina ed etica. Tra l'altro anche in Cina stessa si sono un po' scandalizzati, se pensate che lì vogliono portare avanti il trapianto di testa col dottor Canavero, si sono scandalizzati perché ci sono state due bambine geneticamente modificate durante la gestazione per creare resistenza al virus HIV responsabile dell'AIDS. Mario Adinolfi, un tuo parere, ripeto, anche in Cina qualcuno, anche del governo, ha un po' storto il naso per quanto accaduto. Ma in Cina, al MIT, la rivista scientifica del MIT ha pubblicato una nota molto negativa, la BBC, insomma, c'è stato un bellissimo dibattito internazionale. In Italia purtroppo si è parlato pochissimo perché avevamo da parlare di Di Maio e Calabresi, e quindi è una cosa un po' surreale. In Italia sottovalutiamo le questioni fondamentali. Cosa è successo in Cina? È stata utilizzata una tecnica completamente nuova che si chiama CRISPR, che permette, una volta mappato il genoma umano, di intervenire a tagliare e incollare le sequenze di genoma per modificarle. Si è detto, lo scienziato che a Shenzhen ha fatto questo esperimento facendo nascere le due bambine, che sono state rafforzate le difese immunitarie contro l'HIV, ma è evidente che sequenziando altri momenti del genoma umano si possono rafforzare altri elementi dell'essere umano stesso, si dice, fino a creare i cosiddetti superuomini. Come succedeva in Gattaca, Porta per l'universo, Mario, non so se l'hai mai visto. Tutti i film e i romanzi distopici si chiamano così, in cui bene o male compare questa figura superumana, finiscono male. Non c'è mai una storia, diciamo così, serena in cui il profilo superumano sia in qualche modo positivo per l'umanità. E se finisce male nella fantasia, nella realtà sarà ancora peggio. C'è il mondo nuovo di Huxley, sì, no, vabbè, ce ne sono veramente tanti su se questo. Se l'uomo si mette a fare Dio, c'è un problema, che Dio non è, e dunque utilizza queste tecnologie per finalità che saranno inevitabilmente di vantaggio, e essendo di vantaggio saranno di svantaggio per altri, quindi si creeranno condizioni inevitabilmente di disparità da chi detiene peraltro queste tecnologie e tra chi le utilizzerà. Tu dici perché non saranno fruibili da tutti, cioè tu le critichi nella loro essenza, Mario, o perché non potranno essere fruibili da tutti, ovvero il poveraccio che ha la moglie incinta magari non potrà fare alcuni correttivi nel genoma del suo futuro bambino. Vabbè, Chio dice magari tra dieci anni questo dal punto di vista economico sarà disponibile a tutti. Si chiama editing genetico, è un dibattito non di oggi. Fare editing genetico è un gravissimo problema, e mi chiedo perché ci abbiamo avuto del dibattito colossale sui peperoni OGM, sul pomodoro OGM, sul riso OGM, con fiumi di opinione pubblica contro gli OGM, mentre se noi andiamo a fare il bambino geneticamente modificato, nessuno dice. Vabbè, Mario, come ben sai, il peperone ce lo mangiamo, il bambino non è che ce lo facciamo arrosto e ci mangiamo. Anche perché i comunisti non ci sono più. Verissimo, ma dici tu. Per esempio, il riso OGM serve a produrre molto più riso e a sfamare molto più gente, eppure è stato posto un problema etico rispetto al riso OGM. Ma più di salute che etico, dai, più di salute, sì, per il riso. Perché? Perché evidentemente se intervengo sulla sequenza genica del pomodoro, può essere che si creino dei problemi al pomodoro stesso. Può essere immaginabile che questi problemi non si creino nell'essere umano. Allora, messa così... Però, domanda filosofica che arriva anche da un nostro ascoltatore al 334 92 29 505, che scrive: date, io dico...
che se Dio non voleva, non lo faceva fare. E io te la rigiro questa riflessione che ci fa Riccardo. Ma scusa, c'è l'arbitrio? Ma la volontà di Dio non è anche questa, cioè creare persone che in maniera scientifica danno vita all'editing genetico. Sono anche queste creature volendo, di Dio. Volendo volare altissimo. Filosofeggiamo, sì, mi piace. È evidente che Dio non è che può negare l'esistenza del male, perché concerti il libero arbitrio, quindi volendo stare in questa dimensione, il male esiste, ma il male non è Dio, il male è determinato dalle scelte dell'uomo. Ah, ecco. Questa è una scelta che provoca inevitabilmente, sarà inevitabile, conseguenze pericolose e maligne. Non sarà la soluzione alle malattie dell'essere umano, sarà inevitabilmente qualcosa a conseguenza pesantissima. Se io posso creare un uomo rafforzato rispetto all'HIV, io posso creare sicuramente un uomo rafforzato muscolarmente, rafforzato in termini di resistenza al sonno, rafforzato per fare la guerra, posso creare inevitabilmente sequenze genetiche che rafforzano elementi dell'uomo per renderlo utile a vantaggi che sono svantaggi per altri, senza ombra di dubbio. Fermo restando che a me immaginare un'umanità in cui determino anche solo il colore dei capelli o degli occhi, perché fidatevi, quello sarà uno degli impieghi immediati della tecnologia CRISPR, mi mette molta paura. Vabbè, ma basta fare un protocollo dove si dice l'editing genetico deve essere usato per scopi di salute e non per obiettivi estetici. Ah, tu dici che basterà il protocollo? Non lo so. Sono dei protocolli, perché c'è un accordo internazionale a non usare il CRISPR sugli esseri umani. È stato invece totalmente sopravanzato dagli interessi degli scienziati di Shenzhen ad arrivare prima a far generare queste due Ma bambine. Tra l'altro, tant'è che forse avete letto che delle due bambine, una, la tecnologia non ha neanche funzionato. Ha avuto dei problemi. Ma mi chiedo come si farà a verificare. Ho quasi paura della risposta in questo caso. Ma lui che ne sa? No, lo voglio fare anche io. Come si farà a verificare che queste bambine sono più resistenti di altre all'HIV? Mario, bisogna vietare l'intervento sul genoma umano, questo è quello che bisogna fare. Perché questa è la cosa che mi sono. Allora, hanno fatto questa modifica, però come andranno a verificare che effettivamente sono più resistenti? Ma non c'è verifica, evidentemente. Ma fra l'altro è stato usato l'HIV perché l'HIV, come dire, in termini di comunicazione funziona. Io ti dicevo che ti avevo rafforzato la muscolatura per picchiare la gente, funzionava meno. Mario, io ti vorrei fare una domanda tra virgolette personale, perché qui parliamo comunque di gestazione, poi c'è un ascoltatore, di genetico, eccetera. Sì. Durante l'ultima gravidanza, puoi anche mandarmi a quel paese, la tua compagna ha fatto l'amniocentesi, si è sottoposta a quello o avete deciso di no? Vedo che Mario è coerente fino in fondo. C'è una coerenza in questo. È coerente fino in fondo. No, vabbè, perdonami Mario, però... Non sarebbe stata alcuna modifica di comportamento, non è che siamo coerenti, era ovvio che sarebbe nata comunque la bambina. Quindi a prescindere dal risultato. Appunto dal risultato, poi. Sì, a fine. Quindi tu già questa la vedresti... secondo la tua ottica, ecco, l'amniocentesi è già una preselezione. No, allora, l'amniocentesi, se vogliamo stare su questo, è un territorio molto complicato e delicato. Ora si fa molto prima perché non c'è più neanche l'amniocentesi, ci sono addirittura delle analisi immediatamente non invasive, costano un po' di più, ma che puoi avere i risultati in termini di rischio sempre evidenti. Ora il problema è che ti indicano una percentuale di rischio e il numero di aborti che si producono sulle percentuali di rischio sono infiniti, perché tu basta che ti dicono o c'è un rischio 15% che abbia la sindrome D e tu immediatamente procedi all'aborto. Ora, semplificando queste procedure, noi abbiamo costruito questa società folle che ha paura di fare figli, che non li fa più, che fa 90.000 aborti su 310.000 italiani nati nel 2018. Ora, i dati sulla denatalità in Italia del 2018 che Istat ha pubblicato non sono stati neanche riportati dai giornali, ma avremo un crollo di altre 17.000 nati. Ma se la situazione economico-sociale è questa, nessuno. Mario, c'è poco da fare, dai. È stato l'anno in cui abbiamo fatto più figli in assoluto? Dopo guerra? 1946, ti assicuro che la situazione economica... Erano altri tempi di approccio mentale...
di approccio mentale. Quelle persone erano capaci di immaginare una speranza. Che esatto, vabbè, ma io dico questo, uno, cioè, adesso non speriamo, ma abbiamo tutti in mano l'iPhone per verificare. Vabbè, quello è anche vero, quello è anche vero. Sono salito ieri su un autobus 781 della linea ATA, sì, che per curiosità mi sono messo a fare le foto alle persone. Sul 781 non viaggia la famiglia Agnelli. Sì. Non c'era uno che non avesse lo smartphone a cui teneva incollato il proprio sguardo per verificare non so che cosa, poi fra l'altro, insomma, per cui immigrato, non immigrato, italiano, casalinga, giovane, studente, tutti con la stessa. Vabbè, ma il telefono non se nega a nessuno. Ha sostituito comunque il libro sui mezzi. C'è una provocazione che arriva da ascoltatori: e se servisse per curare i gay, in quanto per la Chiesa sono malati, editing genetico per i gay, vabbè. Ma non è mappato geneticamente, quindi insomma, come è mappato geneticamente? Come non è mappato? Mario, scusami un attimo. Non c'è il genere. Senti, ma cambiamo argomento. Ma la raccolta firma per il reddito di maternità, come procede? Comincia oggi. Bravo, bravo, bravo. A Largo Argentina, alle ore 15, raccogliamo la prima firma delle 50.000 che permetteranno, visto che parlavamo di nascita e di figli, sì, di avere finalmente un provvedimento concreto e reale che permetta alle persone di fare bambini in serenità. 96.000 euro per i primi 8 anni di vita del bambino, per le donne che decideranno di dedicarsi in via esclusiva alla cura dei figli della famiglia. Bene, quindi se volete firmate popolare sul reddito di maternità che raccogliamo oggi davanti alla Feltrinelli alle ore 15. Dalle 15 alle 17 saremo lì. Quindi Galleria Colonna. Altro che Galleria Alberto Sordi. Feltrinelli. Scusa, pardon. Mamma mia. Vabbè, ok, sono sbagliato. E tu sei di Monterotondo, non ne sai cose di Roma, mannaggia. Mannaggia la miseria. Vabbè, comunque altro che il terreno, altro che il terreno da dare al terzo figlio. Queste sono iniziative concrete. Non costano nulla, perché purtroppo nascono pochi figli, quindi l'incidenza di questo provvedimento sarebbe irrisorio sui conti pubblici, però sarebbe una grande possibilità per una ragazza, sì, magari di scegliere di far nascere un bambino e non abortire, di scegliere di mettere su famiglia invece di rimanere singola a vita, perché tutto sommato, avete fatto figli voi? Sì, diciamo di sì. Allora, mi raccomando, ragazzi, date un contributo alla patria da questo punto di vista. Vabbè. La patria salta per aria. Il problema è che non ce la voglio mia moglie in giro per casa sempre, capito? Mario, c'ho sto problema. È come quota 100 con la Fornero, ci sono dei mariti disperati che dice, mo da un giorno all'altro mi ritrovo mia moglie. Io speravo. No, vabbè, queste sono le solite battute che facciamo noi maschi. Anche le mogli che protestano perché si ritroveranno i mariti in pantofole davanti alla televisione a casa, più giovani. Venite a incontrarci a Largo Argentina, trovate il popolo e la famiglia alle 15. Aspetta Mario, perché okay. Ti devi aiutare un attimo. Allora, no, ma io me lo ricordo bene, però se c'è un'altra memoria storica mi aiuta. Allora, io stavo parlando prima del dibattito Calabresi Di Maio, quando Calabresi rimprovera scherzando a Di Maio: mi avete fatto una querela, ma avete citato mio padre Luigi Calabresi. Io, per ricordare cosa era accaduto anche ai più giovani che ci ascoltano, ricordare che il commissario Calabresi fu assassinato da un comando di lotta continua. C'è un ascoltatore o ascoltatrice che me lo contesta. No, carissimi, Calabresi non fu assassinato da un comando di lotta continua che aveva 1 milione di iscritti e ha sempre rifiutato la lotta armata. Mi dispiace, non è vero. Allora, a me risulta che c'è una condanna definitiva nei confronti Hai davanti a tu il mio ultimo libro, si chiama Storia del terrorismo in Italia. Uno storico, laureato in storia, e il mio ultimo libro è sulla storia del terrorismo. Allora, Sofri, Bompressi e Pietro Stefani sono stati condannati in via definitiva per l'omicidio Calabresi. C'è una sentenza definitiva che certifica, devo dire, anche con testimonianze esterne, interne alla lotta continua. Basta parlare con Giampiero Mughini per capirci, insomma, che di lotta continua era il direttore, per capirci, del giornale. Sì. L'omicidio è stato commesso materialmente da Ovidio Bompressi, secondo la sentenza. Cassazione, parliamo di Cassazione, non di primo. Sentenza passata in giudicato, accompagnato sul luogo del delitto da Leonardo Marino, che è il pentito che ha raccontato le vicende, su ordine di Giorgio Pietro Stefani e di Adriano Sofri. Questo è quello che la ricostruzione giudiziaria della omicidio è la verità giudiziaria ha certificato.
con condanne erogate a tutti questi soggetti, nessuno dei quali è in carcere, perché in Italia funziona così. Anzi, Giorgio Pedro Stefani si è proprio andato in Francia e non ha fatto praticamente nessuno di galera pochi giorni prima di scapparsene in Francia, dove è tranquillo e nessuno fa il caso Battisti sul caso Pietro Stefani, stranamente. In questo paese non c'è un caso Pietro Stefani. Si fa il caso Battisti, ma non si fa il caso Pietro Stefani. Vabbè. Ovidio Compressi è stato graziato per gravissime ragioni di salute il primo giorno della presidenza Napolitano, stiamo parlando del primo giorno della presidenza Napolitano, e le gravissime ragioni di salute non hanno impedito che qualche mese fa Ovidio Compressi venisse condannato per aver preso a cazzotti un vicino di casa, tanto per capirci. Vabbè, le gravissime ragioni di salute evidentemente non erano così gravissime, visto che sono passati più di 10 anni e Ovidio Compressi è talmente in salute che prende a cazzotti i vicini di casa. Allora, ma non riusciamo... è la storia del questo per rispondere all'ascoltatrice, ma senza polemica, era solo perché, perché io ho citato quella che è stata la cronologia storica degli eventi. Sentenza passata in giudicato, quello... tre esponenti di Lotta Continua, che ovviamente che detto, non è che è stata condannata detto, Lotta Continua, erano tre esponenti detto, di Lotta Continua. Quello che va detto è che è l'unico atto di omicidiario imputato a Lotta Continua. Forse è l'unico, sì, sì, no, ma l'ascoltatore. Non è stata una organizzazione terrorista Lotta Continua, l'unico atto che viene imputato è l'omicidio Calabresi. Va anche detto che pochi anni dopo l'omicidio Calabresi Lotta Continua si sciolse proprio perché la lotta armata e le guerre portate avanti dalle PR e dalle altre sigle terroriste che fecero venir meno proprio l'associazione, quindi finì Lotta Continua. Allora Adinolfi, non riusciamo a congedarti perché abbiamo un messaggio audio di un ascoltatore, sempre a 334-92-29-505, lo andiamo ad ascoltare. Appunto, riguardo ai figli vi siete risposti da soli, non sono i soldi, non è l'economia, erano altri tempi, c'era un'altra mentalità e così è oggi. Il problema è a monte mentale e culturale e solo in seguito e solo successivamente è condizionato a livello economico e sociale. Jacopo da Viterbo, ciao ragazzi, buon lavoro. Ciao Jacopo. Grazie Jacopo. Io devo dire che ho dei parenti, uno che fa il muratore, cioè 6 figli, però lì anche fa parte di un credo religioso particolare. È neocatecumenale. Sono le persone più felici del mondo, io le invidio profondamente, cioè non è che si fa problemi su soldi. Allora imparate da lui. Ma, vabbè, però Mario imparate che fare figli dalla felicità. Però, però uno può essere tranquillamente felice senza figli, perché non si fa problemi economici. Questa cosa che uno deve fare i figli e per forza non si capisce. Noi parliamo dei problemi economici. No. Si ripone proprio. Come scelta però è libera, no? Uno li vuole fare, un altro no. Però sta esortando a farli. Però ragazzi, se i figli non si fanno, la società muore, ricordatevelo. Quindi c'è anche una valenza. Vabbè, c'è chi li fa per noi, diciamo così, anzi per noi, per chi... Io ho dei parenti che si sa. Vabbè, questo ne ha fatti 6, chi non li vuole fare se compensa. Ho perso il conto. Va bene. Grazie Mario. Mario Adinolfi, grazie come sempre. Ciao, a presto. L'Italia se desta torna tra pochissimo, tra approfondimenti e notizie, come tra poco.